Ciao, benvenuti a Cazzeggio. Ciao, benvenuti ad un altro episodio di Cazzeggio Catabiotico, anche questa puntatona dal colore di retro computing. Oggi parleremo rapidamente della linea degli home computer Compaq. La Compaq fu una nota e grande azienda americana produttrice di compatibili PC di marca dal 1982 sino al 2002, quando poi fu comprata e anzi assorbita dalla Hewlett-Packard. La Compaq divenne il più grande produttore e venditore di computer durante il decennio del 1990 e proprio per quella data la Compaq ebbe a sfornare anche una prolifica serie di PC dedicati agli home computing a prezzi sotto i $1000, facendo la gioia di tanti utenti americani. PC compatibili Presario, introdotti nel 1993, rimasero in assortimento Compaq sino al 1999. La linea Presario ebbe a svilupparsi in diverse forme: modello Tower, solitamente guardato dalle aziende oppure dagli hobbisti, che guardavano, diciamo, o pensavano di espandere e potenziare il proprio PC, magari cambiando con il tempo la scheda grafica. La linea Notebook della Compaq non fu dedicata agli home computing, ma al business computing, quindi non ne parlerò. I Compaq Desktop solitamente erano scelti dalle aziende per il loro design classico, che permetteva una facile e rapida sostituzione dei computer obsoleti negli uffici. Il modello del Compaq Presario All-in-One strizzava l'occhio all'utente PC, scimmiottando il design Mac ed Apple 2GS. Piccolo macinino Compaq Presario 425, di cui ho già parlato abbondantemente, fu il primogenito della linea Compaq All-in-One per gli home computer, ragione per cui il Compaq Presario 425 ha un suo ottimo perché su chi vuole collezionarlo come PC compatibile di marca per la piattaforma Intel del marchio Compaq in versione Presario All-in-One. Per gli appassionati Compaq, l'ultimo All-in-One Compaq fu il Presario 5528, mentre il Presario CD-TV 528 aveva il CD-ROM quanto una presa TV analogica inserita nel computer, quindi una scheda TV, e rappresentava assieme al 5528 l'ultimo dei Mokani della linea Compaq Home Computer. Ecco, all'epoca gli home computer erano solitamente all-in-one, oppure desktop, oppure tower. Solo gli utenti che guardavano al gaming verso la fine del 1990 o del decennio 1990 optavano per i computer tower, tutti gli altri optavano per il design all-in-one oppure desktop. Nessuno comprava notebook per la linea home computer. Poi, con il tempo, i gusti degli utenti ebbero a cambiare. Oggi la stragrande maggioranza degli home computer ha la forma dei notebook, in quanto sono potenti nella grafica e nel suono, tanto quanto lo sono i desktop, e i desktop sono scomparsi, mentre il design dell'all-in-one si sono trasformati in notebook. Resiste il design della soluzione tower per gli utenti che guardano al gaming negli FPS. Nella linea desktop il Presario 2100 fu il primo della linea, ma la linea Presario desktop fu molto apprezzata negli uffici, mentre con il tempo la linea tower di Presario ebbe a conquistarsi una buona nomea e buoni prezzi anche tra gli utenti home computer, in quanto con l'architettura aperta il PC della Compaq con CPU AMD permetteva di risparmiare, di montare schede video più potenti con il tempo sui bus AGP. Purtroppo non sono riuscito a trovare nessun manuale utente Compaq, però su Archives è facile rintracciare le immagini dei CD-ROM per i dischi di ripristino di tante macchine Compaq, per cui la maggioranza di queste macchine solitamente hanno la CPU saldata, ma alcune versioni, specialmente quelli Towel, avevano la CPU che non era saldata, quindi la si poteva sostituire. Ora, la Compaq fu un grande produttore di computer PC di marca durante il decennio 1990. Era un marchio che non potevo ignorare. Per questa rapida puntata è tutto. Un saluto. Ciao, alla prossima.